Allo stato attuale esistono due ormai riconosciute, due macroregioni, una del Baltico e una del Danubio. Queste due macroregioni sono state strutturate e costituite per assorbire quanto più è possibile fondi e risorse della Comunità Economica Europea. Questo è il motivo per cui è nata la macroregione Adriatico-Ionica, di cui stava parlando prima Arnaldo Travaglini. Ha un obiettivo di acquisizione di risorse economiche, ma non ha un obiettivo di essere efficace nei confronti dei propri cittadini. Vuole prendere quanti più soldi con la prossima programmazione 2014-2020. Questa è una piccola annotazione. Per quanto riguarda i costi, la Regione Salento, quando sarà costituita, obbligherà l'attuale Regione Puglia a ridimensionarsi e a ridurre quindi strutturalmente i propri costi, e in presenza di un azzeramento di tutte le province, i risparmi per ogni cittadino rispetto a giugno 2012, per ognuno di noi, sapete quant'è? Sono 2.238 euro pro capite annuo che risparmieremmo, con un costo aggiuntivo evidentemente della Regione Salento, che sarebbe però un costo un di cui di quello che costa oggi la Regione Puglia, che verrebbe ridimensionata i propri costi di funzionamento per tutti gli interventi che diceva il Presidente, sugli interventi sugli organi deliberativi, sugli amministrativi, sul personale, che oggi è un personale elefantiaco, calcolato da Stella Rizzo, i due che hanno fatto la casta, il libro La Casta. Se li rapportiamo a quello che avrebbe dovuto essere la Regione Puglia in termini di unità di personale, calcolandoli con il rapporto che esiste impiegato o dipendente popolazione lombarda, invece di avere 2.800 fissi più tutti quelli che diceva il Presidente, ce ne dovrebbe essere 1.360. Quindi stiamo parlando di quasi il doppio del personale presente nella Regione Puglia. Questo sistema con la Regione Salento verrebbe completamente a cessare. Quindi non costi aggiuntivi, ma ridimensionamento e ottimizzazione dei costi. Desideravo fare questo intervento per dare anche una risposta al nostro Arnaldo Travaglini. Io adesso, prima di fare le due ultime domande, se qualcuno di voi vuole far cogliersi lo sfizio di fare una domanda al Presidente, prego. Infatti, il microfono. Forse se si alza è meglio, perché lo si sentono pure dietro. Un attimo solo. Quando io venivo a Brindisi qui con un parlamentare col quale io ho lavorato per
quale servo un ricordo eccezionale perché per questa città ha fatto tanto, sto parlando di una persona a me carissima, Italo Giulio Cagliati. Bene, si parlava di tutto, si parlava dello sviluppo, Cagliati era molto attento, però di ambiente non si parlava. Adesso tutti parlano di ambiente, in tutti i programmi dei partiti c'è l'attenzione per l'ambiente. Noi dobbiamo fare in modo che in tutti i partiti con i quali dobbiamo avere contatto, a partire però dalla nostra città, dalla nostra zona, noi dobbiamo colloquiare, fare in modo che questa idea di questa nuova organizzazione, quindi di questo cambio costituzionale, cominci ad essere anche all'attenzione degli altri partiti. In sostanza, per non prolungarmi perché potrei scocciarvi, io sostengo che bisogna cominciare a mettere l'attenzione sull'aspetto politico. Questo movimento, se vuole realizzare, deve diventare un grande movimento politico. Noi siamo agli inizi, ma la Lega Nord, che ha per certi versi una tendenza federalista, con poche persone, con grande sacrificio, ha iniziato così. Adesso noi dobbiamo allargare queste linee di fondo, ma dobbiamo anche spenderci per proporre un cambiamento in tutti gli altri settori, certo, perché c'è da cambiare in questa zona, certo, e quindi bisogna cominciare a radicare questo movimento, al quale probabilmente aderirò, perché sono venuto da Manduria e sono arrivato qui, quindi un motivo c'è per cui sono venuto qua. Grazie. Bisogna che questo movimento diventi un movimento politico e cominciamo a pensare a presentarci alle elezioni politiche fra 6 mesi, perché noi abbiamo bisogno di portare una voce dove si conta, nelle istituzioni, in Parlamento, altrimenti non è che dobbiamo lasciare, dobbiamo però lavorare molto, 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 perché poi se si lavora molto c'è la volontà che i risultati si ottengono. Grazie. A voi. Non è assolutamente, probabilmente ha fatto tante cose in quegli anni e tante non se ne sono fatte per i successivi 30 anni. Ma quello che ha detto il signore, il quale non so il nome, io mi chiamo Enzo Caprino. Enzo Caprino, professore di storia e filosofia. No, vabbè, va bene. La stessa laurea di Giulio Cagliati. Cagliati era un professore di filosofia e di storia e tante volte mi ha detto: mi pento di aver fatto il deputato, avrei voluto fare il professore perché era amareggiato negli ultimi tempi. Sarebbe stato più. Immagina adesso come sarebbe. Immagini adesso come sarebbe ora in questo oggi momento. Sarebbe impazzito. Sarebbe impazzito. Ma il professore quindi ha precorso un attimo i tempi. La domanda. Io devo fare una domanda finale che era: ma presidente, allora lei, per poter fare tutto questo, non basta più fare questi incontri, fare le riunioni, fare le interviste sui giornali, essere presente in televisione, nei talk show, confrontarsi con Ferrarese come è successo qualche settimana fa, parlare tutto, convincere la gente. Bisogna andare a cambiare a Roma il meccanismo. Quindi la domanda che era la domanda finale, ma che le faccio adesso perché potremmo comunque anche tra poco chiudere, lei come intende proseguire questa battaglia? Si candida al Parlamento, ma ha la forza questo movimento per imporsi, considerando che deve superare non tanto lo scetticismo della gente, perché piano piano la gente si sta convincendo, quanto gli sbarramenti che le verranno fatti o che verranno fatti a questo movimento dai partiti cosiddetti tradizionali. Quindi lei si candida, o chi per lei, o come prosegue insomma questo movimento? Insomma, beh, un bel po' di cose da dire. No, intanto, grazie per essere qui. Enzo, mi fa molto piacere. Non ti avevo riconosciuto, però non vedo molto bene. Sono molto contento. Il gruppo di Manduria mi auguro possa subito aderire e iniziare questa battaglia insieme. E allora parto dalla fine della domanda. Sì, radicamento sul territorio. La forza sta crescendo giorno dopo giorno, ovunque stiamo aprendo circoli, abbiamo ristrutturato il movimento sul territorio in una maniera anche un po' originale, abbiamo eliminato i livelli provinciali, visto che siamo quelli che non credono nelle province, poi dobbiamo essere coerenti, e abbiamo identificato i distretti che sono un po' in linea con le aree vaste, con questa unione dei comuni, che invece crediamo sia un'iniziativa molto interessante, perché sui servizi comuni è giusto ottenere anche un risparmio fortissimo mettendo insieme i comuni.